di sta cosa intollerabile. Beh, Sara sta bene, capo. Ci ho pensato io. Hai iniziato a lavorare qui quando non arrivavo al bancone. Io non ho avuto una figlia, Tom. Farei di tutto per quella piccinita. Anche io. Anche noi, capo. È vero, confermo. Tutto per Luigi e Sara. Ma cosa cazzo se credono quei bastardi? Che sia un parco giochi? Li farò a pezzettini con le mie stesse mani. Noi offriamo protezione. Ma chi pagherebbe se sapesse che non riusciamo a proteggere le nostre donne mentre tornano a casa? Allora cosa dovremmo fare? Dare una bella lezione a quei tizi. Dovete rompergli tutte le ossa che hanno, riduceteli in sedie a rotelle, spaccategli la faccia così che nemmeno le loro madri potranno guardarli senza urlare. Dove si nascondono? Secondo un nostro contatto tra gli sbirri, a Chinatown. Big Beef potrebbe sapere. Tommy, tu va da Vinny e rimedia qualcosa. Ci vediamo da Beef. Sì, ok. Lasciate mettere bestie sul marciapiede. Voglio che tutti quanti sappiano che non permettiamo che i cani randagi scorazzino nel nostro territorio. Sarà fatto, capo. Forse ste stronze sono ancora nel nostro territorio. Io controllo qui in giro che se ne siano andati, mentre tu vai da Biff. Buona caccia. Sì, anche a te. Ok, una volta finito con Vinny ci vediamo a Chinatown. Ok. Quello andiamo a spaccare qualche testa. Sono dei tempisti che mi mancano delle spese. Che fine ha fatto rispetto in questa città fredda? Dei coglioni molestano Sara per strada. Il Corleone è in ritardo per parlare. Ehi! Ti servono dei ferri, Tom? No, sono a posto, grazie. Io e Poli dobbiamo dare una lezione ad alcuni teppistelli. Se li riempio di buchi, sporcherò il quartiere. Gli spaccherò la testa, è abbastanza. Sam ha dato una ripulita al magazzino di un tizio, eh? È autografata da Baby Root in persona. Mi hanno minchiato ovviamente, ma fanno male. Non se ne accorgeranno nemmeno. Lo credo anch'io. Grazie, Vinny. News report on the rising crime figures and the reaction from the governor's mansion. The numbers state in black. State many. Finalmente! Forza, sono fradicio. Non capisco perché Biff si è trasferito in questa fogna. Lascialo in pace, è innamorato. Tutta mengata! Se solo ho beccato la febbre gialla quando abbiamo rubato quel forno di Shanghai. A me lei non dispiace. Tieni un problema, Tommy. Sei sempre troppo tenero con le ragazze.
Grassone bastardo, come te va? Ciao, Lucin, li tengo dei cin. Già ne sono sono io che cin bai sai ciò lei. Mammolina, è un piacere. Falla uscire, Biffa, dobbiamo parlare. Di sopra, ti spiace? Muoio che fai cai. Allora, che vi serve? Cerchiamo informazioni. Le coglioni stanno creando problemi. Hanno infastidito la figlia di Luigi. I coglioni sono tanti. Altri dettagli? Uno di loro è una serpe di nome Billy. È amico di un babbeo perfettino e di un bestione pelato. Ok, li conosco. Sono la vecchia stazione di servizio, a un isolato da qui. Ogni tanto vengono a vendere qualcosa. Sono dilettanti. Per questo siamo da te, Biff. Quei dilettanti sei il migliore. Uscite dal retro e attraversate la strada. Li trovate lì. Vi ringrazio. Ci vediamo. Ehi, Poli, per la grana... Tranquillo, sta aspettando il mio contatto. Poi se ne riparla, abbi pazienza. Di cosa stavate parlando? Tu e Biff avete in ballo qualcosa? Un mio contatto sta importando un carico di completi. Roba di classe, messicana. Quindi tu compri i vestiti dal Messico? No, idiota. I completi sono stati rubati da un magazzino in centro. Il sarto è messicano. Di origine, almeno. Vive a Hollebrook. Ma il Don questo lo sa? Certo che sì, avrà la sua parte. Ma tu tieni la bocca chiusa. Non ho sentito nulla. Li vedessi, li sapresti riconoscere. Certo. E anche se non li riconoscessi, non ci sono tanti bianchi che bazzicano qui a Chinatown. Eccole là. Che stupia. Ora ci vado e inizio a pestare tutti. E tu mi segui a ruota. Niente sparatori. È un'idea che ti è venuta da solo. No, è una cosa che si fa spesso. Ve lo giuro, il culo più bello che avessi visto. Oh, oh. Billy è quel tipo dell'altra notte. Ho bisogno di aiuto. Ragazzi, venite su. Prendele tu. Non tornerai. Ecco perché non vogliene mettersi coglioni noi. Sì, impari a romperci il cazzo! Merda! Non dovresti essere qui! Passa da lì. Thank you.
Giuseppe, c'è un barco verso Bill! Facciamo a pezzi quei passatelli, dobbiamo arrivare con lo stronzo! Johnny, sta giù! Andiamo, andiamo, andiamo! Siamo via! Dobbiamo tornare in macchina, Tommy! Levati! Forza, non facciamoceli scappare! Meccanico! Tranquillo, ci penso io. Tutti morti.
visto qualcuno farsela sotto così in fretta. Nonostante la pioggia si vede la striscia che lasciano dalla macchina. Quegli stronzi si pentiranno di aver puntato Sara, eh? Stupido figlio di puttana si è schiantato. Certamente non ne usciranno vivi. Pensaci tu, Tom. No. No, no, aspetta. Ti prego. Cazzo, io... Non voglio morire. Cristo, Tommy! Non devi farti scrupoli con questi animali. Uno come quello lì ti fotte alla prima occasione. Sparagli e non pensarci più, no? E scherica. Ma anche questa si è stata. Cazzo, Tommy! Cos'è quella faccia? Ti ricordi cosa volevano fare a Sara, sì? Sì. Solo... Ehi! Squagliamocela prima che arrivino gli spiriti. Ho una scala. Non posso più andare avanti così. È stata fortuna. Ti darò la possibilità di rifarti. Una partita, capo? Dobbiamo parlare d'affari, Poli. Siamo nella merda. Viene dall'ufficio del medico legale di un collaboratore. Il suo nome era Ghillotti. Lo riconoscete? Certo, è uno dei teppisti che abbiamo cacciato. Sapete perché ha un proiettile in testa? Sì, ci dava problemi. La polizia dovrebbe ringraziarci. Era uno stupratore. Sì, ma lui è anche il figlio di un noto assessore. Per gettare un politico tra le braccia di Morello, la cosa migliore è toccargli i parenti. Cristo. Anche ancora il peggio. C'erano altri tra le lamiere? Sì, ma quello lì era già morto. Cos'era? Forse il nipote del presidente? Due colpi in testa, Poli. Se devi fare un lavoro, fallo bene. È vivo? Sì, l'hanno recuperato al St. Mary, ma ce l'ha fatta. Pensate possa identificarvi? Non lo so. Può darsi. Ok. Sentite. Prenderemo due piccioni con una fava. Il funerale di Ghillotti si terrà a St. Michael. Sam, tu devi andare. Mettete in fondo e individua il bastardo. E come lo riconosco? È appena sopravvissuto a un incidente d'auto. Il suo braccio è rotto, lo ingesseranno. Sam ha bisogno di un diversivo per rimediare ai vostri cazzo di casini. Mandi Tom a inzuppare il biscotto?
Un bordello? Un posto raffinato in fondo alla strada di St. Michael. Il Don ha investito parecchio denaro in questa attività. Anche io, Sim. Indipendentemente da ciò, il proprietario ha deciso di fare affari con Morello, scaricando noi. Vuole che gli faccia ricordare l'impegno preso. Esatto. Poi fai saltare tutto in aria. Che cosa? Morello vuole portare via un nostro business. Rimarrà a bocca asciutta. Ascolta, Tom, non possiamo mandare Polly e Sam. Le signorine li conoscono. Non riuscirebbero nemmeno a entrare. Ma tu sei quello ideale. Va bene. Che faccio col direttore? Occupati di lui appena lo trovi. Se le puttane ti vedono, sarà un piccolo avviso. Tolto di mezzo lui, vai nel suo ufficio all'ultimo piano. Prendi tutti i documenti e i soldi che trovi e piazzi gli esplosivi. Vincenzo ti darà tutto quello che è necessario. Credete che l'esplosione sia un buon diversivo? Sì, ma usa la testa. Spara solo se sei certo di non farti beccare. Tommy, c'è un'ultima cosa. Una delle ragazze passa a Morello le informazioni sulle nostre operazioni. Prima di fare saltare tutto, dovrai sbarazzarti anche di lei. Vuoi che Tommy uccida una donna? Andiamo, Frank. È una coincidenza sfortunata per Tom, ma dobbiamo proteggere la famiglia. Si chiama Michelle. Di solito lavora in una delle stanze di sopra. La sua foto è nel fascicolo. I vostri compiti sono chiari? Sì. Tom? Ma certo, capo. Datevi da fare. Forza, andiamo. Vai da Vinny. Ti aspetto qui. Ho saputo che hai bisogno di qualcosa di esplosivo. Abbraccia le ragazze da parte dello zio Vinny, eh? Non oggi, Vinny. Aspetta un secondo. Prima devo dirti una cosa. È per la ragazza. Michelle? Sì. Non devi per forza farla fuori. Fai solo in modo che sparisca. La conosci? Sì. Ci sono stato qualche volta. È una brava ragazza, Tom. Forse non proprio sveglia. Non merita di essere ammazzata perché le piace ascoltare le mie chiacchiere. Lascerebbe la città? Una volta capito qual è l'alternativa. Sì, direi di sì. Prendi un centone. Faglielo avere. Così può andarsene lontano. Ok, Sam. Vedrò che posso fare. Non chiedo altro. Andiamo. Michelle, è quella dell'autodromo, giusto? Tom, non ho altro da aggiungere su questa faccenda. Basta. Ti ho detto quello che dovevo dirti e tu mi hai ascoltato. Non ne parliamo. Ok. Quando entri in albergo, mantieni la calma. Trova il bersaglio e non attirare l'attenzione. Il direttore si crede intoccabile, perciò dovresti poterlo raggiungere facilmente. C'è altro che dovrei sapere? No, ma non metterci troppo tempo. Il Lotti è morto giovane e non ci sarà molto da dire su di lui. Quando sentirò la bomba, farò la mia mossa. Chiaro. Che fregatura, però. Tu che hai fatto casino te ne vai al bordello. Mentre io devo risolvere i tuoi problemi a un funerale. Cazzo, ti sembra giusto? Mi sembra un lavoro. Che professionista. Stavolta cerca di completarlo il lavoro, eh? È da un bel po' che non metto piede in chiesa. Spero che cantino ancora le stesse canzoni. L'ultima volta lo facevano. Gli stessi inni da quando ero piccolo. Beh, non mi sembri un tipo religioso. Solo per i funerali, Tom. Nient'altro.
Sembra che tutti vogliano solo puntare le armi contro la famiglia e sparare. A un certo punto c'erano così tanti funerali che ho smesso di andarci. E poi sono anche noiosi. È un peccato, visto che sembri sempre vestito per l'occasione. Bella battuta, Tom. Dovresti scrivertela. Grazie. Lo farò. I matrimoni, quelli sì che sono meno noiosi. Ci andrei volentieri. Ci stai lavorando? Sì, è possibile. Bene, perché con Polly ormai ci ho rinunciato. Non acchiapperebbe una donna neanche con la carta moschicida. Prima o poi ce la farà. Tom, se si è resa anche sua madre, puoi metterti il cuore in pace anche tu. Porgerò le tue condoglianze alla famiglia. Buona fortuna. Anche a te. Portati bene qui dentro, ok? Ehi, splendore! Vuoi compagnia, da bere o entrambe le cose? Una ragazza. E devo anche parlare col direttore. Per la prima cosa ci penso io. Vieni, scegli quella che ti piace. E poi vai a conoscerla meglio di sopra. Non c'è fretta. Bevi qualcosa, rilassati e divertiti un po'. Buon pomeriggio, signore. Proprio come piace a me. Perché non mi offri da bere? Perché non sei la ragazza che cerco. Conosci Michelle? Sono nuova, dolcezza, non so nulla. Possiamo solo parlare, se... Che cosa ci fa un bel fusto come te in un posto simile? Cerco una ragazza di nome Michelle. È occupata di sopra, ma ci sono io. Vuoi divertirti un po'? Vieni qui, tesoro. No, cerco un'amica, Michelle. Ma certo. Dai, vieni nella mia stanza e parlami di lei. Voglio solo parlare. Davvero? Lo sento dire spesso. Scommetto che non sei nemmeno come tutti gli altri, eh? No, in effetti no. Parliamo o no? È nella 208, vattene! Scusa per l'intrusione. Fuori? Esci! Thank you.
Sei tu, Michelle? Che ti importa? Un tizio di nome Sam è un tuo cliente. Può darsi, Sam è un nome comune. Tu lo conosci. È uno che lavora per Don Salieri. Può darsi che ogni tanto l'abbia sentito parlare dei nostri affari. Può darsi che Don Morello ti abbia offerto soldi per vuotare il sacco. No, Sam si fida di me. Io non racconto nulla. Lui beh, il Don ha perso un sacco di soldi per colpa di qualcuno che non riesce a tenere la bocca chiusa. Ho soltanto chiacchierato con alcune ragazze di Morello. Non volevo danneggiare nessuno. Digli che mi dispiace, di al Don che d'ora in poi non parlerà più. Lo so. Mi dispiace. Mi dispiace tanto. Hai paura, quindi? Bene. Non dimenticare questa sensazione di puro terrore. La paura di essere coscienti di essere a un passo dalla morte. Perché se farai vedere di nuovo il tuo bel faccino in città, ti ritroverai con due buche in testa. Sono stato abbastanza chiaro. Sei fortunata che Sam ha un cuore d'oro. Ora vestiti e sparisci, questo posto esploderà. Grazie. Non tornare e saremo a posto.
sono quei tizi che girano per il locale. Il direttore deve leccare un po' il culo ai suoi nuovi amici. Come mai? È quello che accade quando i tuoi nuovi amici si presentano con i Thompson. L'amicizia tra l'hotel Corleone e la famiglia Morello sarà duratura e redditizia. Quello come un cimitero. Cazzate, qui è tranquillo come un cimitero. Avete sentito? Credo! Qualcuno chiami la polizia! Prendiamo!
Prendilo dal fianco! Forza! Thank you.
la merda! Venite subito qui! Giù! Thank you.
forza! Giù! Mi ha preso! Va con me! Non mi paro! Ti si mette male! Come sembra. Sul tetto! Sei convinto di farcela, bastardo!
trovarci qui, eh? Uomini sul tetto. Forse l'abbiamo perso. A prescindere dai peccati, possiamo trovare redenzione nella morte. E William? Era un peccatore, questo è vero. Ma era anche un figlio molto amorevole, un fratello protettivo e un amico fedele. In virtù di tutte queste qualità, preghiamo perché la sua anima trovi la salvezza. E ora chiamo qui uno dei più cari amici di Billy che vorrebbe dire qualche cosa. La ringrazio, padre. Io volevo soltanto renderti omaggio. Billy, non te l'ho mai detto, ma per me eri come un fratello. Io ho perso il conto delle volte che mi hai salvato da un pestaggio.
Non so davvero come sia. Che stai facendo? Aspetta! È lui! È stato lui a uccidere Billy! Ti prego! In che cosa era coinvolto Billy? È così che funziona in questa città! Tutto questo mi diverta! Ma che cosa ti ha preso? Uccidere dentro la casa di Dio. Erano tutti criminali, padre. Ladri. Stupratori. Assassini.
E Dio era pronto ad accoglierli se avessero chiesto il perdono. Chi tra questi uomini avrebbe potuto redimersi aiutando i bisognosi? E magari avrebbe salvato anche una sola vita. Nessuno di noi, padre. Tu, bastardo. Se hai qualcosa da confessare, fallo velocemente. Niente più sangue qui, ve ne prego! Chiedo perdono, padre. Eh? Potresti considerarla come... come una punizione divina. Che dici, siamo pari? Certo. Per ora. Per il disturbo, padre. Non voglio quei soldi insanguinati. Beh, hai accettato i loro. Non c'è molta differenza per come la vedo io. Dovrebbero bastare per coprire i fori delle pallottole e per tenere la bocca chiusa. Arriverà la polizia. Digli che il responsabile aveva un accento della costa orientale. Che veniva da fuori città. Capito? Non voglio mentire. Ma non dirò niente di niente. Bene. Sarebbe un peccato dover tornare.